forza dei Karamazov. L'anima dei Karamazov. Noi siamo Karamazov. Alcuni mesi fa io e Glauber ci incontriamo, scegliamo i fratelli Karamazov perché ci riempie il cuore ad entrambi e iniziamo un viaggio sublime all'interno di questo romanzo assoluto e con la grande sfida di riuscire a trasporlo in una forma nuova e in un nuovo mezzo di comunicazione che è il testo teatrale. L'amore regna sovrano nella famiglia Karamazov. È stato un bellissimo viaggio e abbiamo scritto cercando di capire come danzare insieme a Dostoevsky. Noi siamo Karamazov. Noi spicchiamo il volo verso l'abisso. Precipitiamo e siamo felici di precipitare. È la storia di una famiglia. Una famiglia come ce ne sono tante nel mondo. E quindi la famiglia Karamazov rappresenta il mondo, la società. Come in tutte le famiglie ci sono alcuni problemi. Nella famiglia Karamazov i problemi sono enormi. Sino ad arrivare a dei conflitti che sfoceranno in qualcosa di tragico, un delitto che è sia reale ma anche simbolico, perché vi è la morte del padre. Il minaccia, mi sta minacciando, il parricida! Se tu non fossi mio figlio, io ti sfiderei a duello, con le pistole, a 3 passi di distanza, con la benda sugli occhi. Sì! A duello con le pistole, con le pistole! E questo delitto è frutto del disordine morale che vi è all'interno di questa famiglia. Ma allora tutto è permesso? Tutto è permesso! Dicevate tutto è permesso! Tutto è permesso! Tutto è permesso e Dio non esiste! Uno dei figli lo ucciderà, non si sa chi. E noi qui abbiamo scelto di prendere da Dostoevsky proprio quel suo approccio da giallista. Tu credi che io sarei capace di uccidere nostro padre? E siccome Dostoevsky è uno dei più grandi scrittori mai apparsi sulla faccia della terra, dentro a una trama che può sembrare semplice vi è tutta la profondità e l'altezza e la complessità di un discorso filosofico che nel caso di Dostoevsky tocca diciamo la spiritualità, se vogliamo chiamarla così, non tanto la religiosità, ma la spiritualità, cioè ci salviamo se il nostro spirito anela a qualcosa di più grande, di più alto, laddove invece ci lasciamo andare, ci perdiamo nel fango, sguazziamo nel male, non abbiamo salvezza. Dostoevsky mi ha insegnato una cosa fondamentale che tengo sempre presente nel mio vivere in mezzo alla società: saper comprendere. Comprendere è difficile, perché a volte perdonare è più facile. Tu hai infettato le nostre vite! Hai infettato le nostre anime! Ci hai mai amato come figlio? E tu mi hai mai amato come padre? Saper comprendere vuol dire mettere sempre in discussione se stessi, e voler comprendere significa avere tenerezza e pietà per l'umanità, che a volte è buona, ma molte volte anche cattiva. Ogni cosa nel mondo è un enigma. Il tuo Dio ha posto troppi enigmi. E troppi enigmi opprimono l'uomo. E Dostoevsky non giudica mai, cerca sempre di comprendere anche chi sbaglia. E questa è la cosa che nella vita io tengo sempre presente. E il nostro dramma è quello di cercare di risolverli sempre. Ma è come uscire asciutti dall'acqua. Non si può. Il teatro mi ha dato questa grande e meravigliosa responsabilità di raccontare delle favole. E queste favole servono, come dico spesso, aiutano a capire chi ascolta, a capire qualcosa di più di quel viaggio, a volte bellissimo, a volte terribile, che è la vita. E Dostoevsky è uno di quegli autori di favole meravigliose che parlano all'uomo dell'uomo. Tu cerca la felicità nel dolore.
questa forse è la frase che mi tocca maggiormente nel testo di Dostoevskij. Non so come si fa a cercare la felicità nel dolore, so che cos'è il dolore. Il dolore vi è sempre, da quando veniamo al mondo sino a quando lo lasciamo, ma se non riusciamo a trovare all'interno del dolore una gioia di vivere, siamo perduti. Il dolore è qualche cosa che ti riempie la vita. Non dico che il dolore sia necessario, ma il dolore induce, certamente, ti porta a guardare la vita in un altro modo. Bisogna amare l'uomo anche con i suoi peccati. È un riflesso dell'amore divino. Amare sempre. Amare tutti. Io credo che il dovere dell'uomo sia quello di andare verso l'altro uomo, gli altri uomini. Io ho fiducia nell'uomo, ma poi io amo l'uomo proprio perché è una creatura non completamente positiva. C'ha tutto in sé, c'è il bene e c'è il male. L'uomo per questo, per la sua debolezza. Ed ecco perché gli uomini devono comprendersi, per stare insieme, per capirsi, perché siamo deboli. E forse se cerchiamo di comprendere tutti, la vita ci appare più semplice. Io non lo voglio, il tuo amore, perché sono io il primo a non amare te. Penso che molto vicino a Dostoevskij sia il mio amico Federico Nietzsche, che dice se non ti affacci sull'abisso, che cosa pretendi di vedere? E credo che Dostoevskij si sia sempre affacciato sull'abisso, anche nella sua vita personale, e ha scorto qualcosa e l'ha fatto anche per noi. Hai mai sognato di precipitare dall'alto in un abisso? Ecco, ecco, io in questo momento sto precipitando in un abisso, eppure non ho paura. A volte l'abisso, quando tu lo guardi, ti guarda, e quindi c'è il rischio di perdersi. Dostoevskij non si è perduto perché aveva la luce del Cristo, lui aveva identificato nell'immagine del Cristo, che va al di là probabilmente della religiosità, al di là della fede, è proprio un'idea simbolica che lui si era dato come faro e guida. In qualche modo, cioè nell'Idiota ci sono pagine straordinarie che parlano di questo, e anche nel Karamazov, ovviamente. Dio e Satana sono sempre in lotta, il loro campo di battaglia è il cuore dell'uomo. È una frase bellissima, che io ritengo, ecco, di poter dire cos'è i fratelli, cosa sono i fratelli Karamazov. 1, 2, 3, prova. Puoi stare seduto su quella sedia. Qualche battuta prima. 1, 2, 3, prova. Concentrati che vi dico cosa ho visto. Cambio, ci fermiamo. Bene, da dove parti, Lorenz? Dai una luce. Sipario chiuso, sala buia. Ripassiamo i cambi. Alberto, quanto ti manca? Ripassiamo il cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Scena delle donne. Alla mia destra. Stop un secondo, Fabio. Mi sposto. 5, 6, mi sposto anche un po'. Grande inquisitore. Il faro di Tarasco è il teatro, a volte è accecante come faro, come quando la luce del faro gira, altre volte ti lascia come i fari che girano nel buio e nelle onde, nelle tempeste, però sai che c'è sempre. Io voglio vivere nel mio marciume. Dico sempre, in teatro la parola problema non esiste, e nella vita è tutto molto più complicato. La cosa bella di fare il teatro è che qui dentro, in questi spazi silenziosi e bui, ci sembra di saper come vivere, quando invece usciamo là fuori è tutto più complicato. Quindi io dico sempre, il teatro mi ha salvato la vita. Anch'io sguazzavo nel fango, come dice Fyodor, il padre dei Karamazov, ma poi la luce polverosa di questo palcoscenico mi ha salvato e ne sono grato. Teatro
può e deve servire la vita. C'è una frase bellissima di Brecht che io ho sempre tenuto presente, che dice: tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte, quella del vivere. Ecco, il teatro deve essere un'arte che può contribuire all'arte del vivere, e Dostoevsky ci aiuta in questo. Per gli antichi le parole erano angeli, cioè portavano messaggi, e questo oggi si sta perdendo. Il teatro è un luogo in cui questo ancora può accadere: sedersi e ascoltare la parola di grandi poeti detta a voce alta e ascoltata dal vivo è un modo per essere umani. Il teatro ci insegna ad essere umani. Devi sempre cercare di amare e innamorarti delle persone che lavorano con te e metterti in ascolto. Gli attori, quando sono lì sopra, si perdono dentro tanti rivoli, e quindi è solo un ascolto amorevole che può in qualche modo condurre la barca nei porti. Alcuni miei colleghi amano urlare contro gli altri esseri umani. Non penso sia utile, penso che sia più utile sostenere. Io sono un Karamazov. E voi sapete bene cosa significa essere un Karamazov. Ogni attore che calca questo palcoscenico è un attore che è qui per elezione, per scelta, per affetto, per bellezza, per amore. Say something, I'm giving up on you. Parole che non ho detto a Matteo. Sì, quello che gli devo dire, gliel'ho detto in scena. Sicuramente non gli ho detto che, questa era insomma un po' in sua insaputa, quindi lo saprà così, che in realtà il mio personaggio... Cosa gli avrei voluto dire? Era il personaggio che avrei voluto interpretare. Anch'io ritengo che lui sia l'interprete ideale. Il suo rigore scenico all'inizio l'ho vissuta un po' in una maniera limitante rispetto a quello che è il mio modo di approcciarmi. Credo sia uno degli attori della sua generazione più a fuoco. Non capivo quello che mi chiedeva e come lo voleva. Penso che non sia necessario capire. Quella severità, detto tra molte virgolette, in realtà fa fuoriuscire in una maniera più canalizzata e più chiara quello che è il mio essere. Proprio perché un grande artista a volte ha bisogno di rigore, di norma, di regola, di binari stretti entro i quali stare, no? Solo grazie, ho pensato, cose spiritose. Oggettivamente non l'ho mai ringraziato. Vorrei essere con lui quando ha le sue crisi interiori. C'è una bellissima scena nel romanzo, che è la scena della cipolla, la scena della cipolla, che non è stata messa. E io ce l'avrei messa. Il monologo è molto importante, lo so che Alyosha mi ha rubato la cosa da dire. Non vi diciamo che cos'è il monologo della cipolla, per stimolare l'acquisto e la lettura del libro I fratelli Karamazov. Che cosa avrebbe fatto se non avesse fatto questo mestiere? Io ero una promessa del tennis, avrei voluto vincere Wimbledon, purtroppo non ce l'ho fatta, quindi avrei fatto molto volentieri il tennista. E che ha creato un gran gruppo. Sinceramente. Il mio compito come regista primario è quello di creare un buon ambiente. Matteo, tu, ma non ti arrabbi mai? Non perdi mai la pazienza? Tanti anni fa mi arrabbiavo sempre, urlavo, spaccavo sedie, dicevo degli improperi, ma mi sono reso conto che questa cosa non generava alcun risultato. Sono convinta che se ci fosse qualcosa di importante da dirgli, glielo direi. Cioè, che vale la pena dirgli. E sta andando ora, e che comunque continuo a pensare anche che se non ho detto una cosa
a Matteo non la dico in televisione, ma perché vuol dire che non gliela devo dire veramente. Lei riesce a trasferire agli spettatori quelle zone più segrete del suo cuore, quindi è un piacere vederla in azione. Sono state cose belle. Sì, cose belle. Pronto? Parlo con Gabriel York. Sono Andrew, suo figlio. Devo dirti una cosa, Harry. Che cosa? Sono incinta. Se tu non fumi. Sì, fumo. Ma no, non fumi. Sì, 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 io fumo. Ma lo so benissimo, tu non... Io fumo, cazzo! E allora forse sono io che non lo sapevo. Sì. Ci sono un sacco di cose che non sai di me. Non so cosa sia stato farmi stare così male. Se mangiare la zuppa o vedere mia madre. Beh, non è una cosa carina da dire su tua madre. È un rapporto complicato. Non so che fine abbia fatto tuo padre, se n'è andato. Probabilmente perché era infelice. Comunque non è una cosa che avrei potuto evitare. È strano che non abbia mai tentato di contattarmi. Voglio dire, ero suo figlio. Il fatto che tu fossi suo figlio era di poca importanza per lui. Cosa ricordi? La sensazione della tua barba sulle mie guance. Il profumo del tuo dopo barba e... il suono della tua risata al mattino. Ridevo. Sì, ridevi. Ma per cosa? Di me. Ti facevo ridere, tu mi vedevi, il tuo viso si illuminava e ridevi. Mi ricordo. E allora... allora perché te ne sei andato? You got everything and you don't want no more. Credo che il modo migliore per tentare di dipanare la matassa di questo testo spettacolo sia partire da una citazione eloquente di questo dramma, se lo vogliamo chiamare così, o tragicommedia, chi lo sa. È esattamente Elizabeth anziana al telefono quando apprende della morte del figlio. A un certo punto dice: non avere niente da dire è come avere così tanto da dire che non si ha nemmeno il coraggio di comunicare. Sì, chi parla? Mi chiamo Gabriel York, telefono dall'Australia. C'è stato un incidente. Gabriel è morto. Tu lo amavi? Penso di sì. Non so se è una cosa che uno pensa. Di sicuro è una cosa che uno sa. Lo amavo. E lui? Lo sapeva? Non lo so. Non gliel'ho mai detto. Nemmeno io. Spesso avrei voluto dirglielo, ma... nella vita arriva un momento in cui senti di avere ben poco da dire ai tuoi figli. Certo. Non avere niente da dire è come avere così tanto da dire che non hai il coraggio di cominciare. Però noi il coraggio lo dobbiamo trovare. E allora io partirei da un'evocazione che mi ha suscitato lo spettacolo, cioè dai famoso... collezione di racconti di James Joyce, Dubliners, i dublinesi, che descrivevano un'umanità meanness, come diceva lui, con questo termine quasi intraducibile dall'inglese, diciamo meschina, vittima di uno spirito mortificato, incapace di compiere dei movimenti significativi, che gira intorno su se stesse e praticamente crea una situazione di movimento ciclico, quindi la paralisi. Naturalmente Bovell ha complicato terribilmente il tutto, perché poi ha creato invece una saga familiare sviluppandola in un arco temporale che va dal 1959 al 2039, in una sorta di futuro apocalittico. C'entra qualcosa secondo voi questa evocazione, questa suggestione dei Dubliners di Joyce? E comunque in ogni caso cos'altro c'è?
Bovel cosa fa, non essendo Joyce e facendo teatro, in questo cerchio usa tutti gli anni che ha a disposizione, dal 1959 a questo presupposto 2039, per, complicando attraverso la storia di quattro generazioni, provare a fare una piccola, un piccolo ragionamento, una summa, e attraverso questi 80 anni, queste date non scelte a caso, ragiona attraverso la vita di individui comuni, assolutamente comuni, sull'eredità che lasciamo ai nostri figli, sulle eredità intese come eredità linguistiche, come ferite e anche come futuro. I tuoi sono religiosi, i tuoi genitori? Sì, lo erano, cattolici. Non lo sono più? Non ci sono più. Capito. Mia madre si è annegata in mare quando avevo 7 anni e mio padre si è sparato un colpo, testa, 3 anni fa. Questa eredità mi sembra essere per tutti loro un'eredità, soprattutto all'inizio, molto pesante, un'eredità fatta di mancanze, di atti mancati, di genitorialità che non riescono ad esprimersi, o di relazioni che in qualche modo si mancano. Ripensavo a mio padre, ultimamente, e lo so che abbiamo già provato ad affrontare questo argomento in passato. Ecco. Cosa? Speravo che fossi venuto solo per vedermi. È così? No, Gabriel, non è così. Tu sei venuto perché vuoi qualcosa. È così grave? No. Volere qualcosa? No, ma non è una cosa che posso darti. Non so che fine abbia fatto tuo padre, se n'è andato. Alla fine dello spettacolo mi è stato chiesto di esprimerlo con un termine. A me è venuto il termine, l'aggettivo vertiginoso. Allora, adesso la domanda che faccio a Lisa è esattamente a te: quando la smetterai di creare spettacoli vertiginosi? And we're down, we go. Siccome so che non la smetterai, adesso devi pagare lo scotto, e cioè una sorta di legge del contrappasso, e praticamente mi devi spiegare in parole semplici e succinte il plot, come hai detto tu, la trama di questo spettacolo. Pago lo scotto volentieri. C'è una prima coppia, 1959, vado diacronicamente, no? Dal 1959 al 2039. Cosa che Bovel non fa. Bovel assolutamente, diciamo, non fa, anzi inizia nel 39 e poi apparentemente dopo va indietro, ma in realtà va avanti indietro e si disloca in due continenti. In inglese sarebbe uno shifting continuo. Shifting, no? Esattamente, che appunto è vertiginoso anche per chi legge semplicemente il testo. Ma noi abbiamo questa coppia, Henry e Elizabeth, 1959, una coppia felice. A un certo punto Elizabeth rimane incinta e dice molto chiaramente: forse è troppo tardi, non ora, mi sono rifatta una vita. Si sente che questi due si amano e non hanno bisogno di un figlio. Ma non doveva succedere, no? Forse 10 anni fa, quando ero pronta, ma non adesso. Harry, perché io sono andata avanti, mi sono fatta una vita senza, e a essere sinceri, non sono più tanto sicura di volerlo. Le distrazioni di Henry, la preoccupazione di Henry per la storia, la meteorologia, queste distrazioni, la nascita di questo figlio, portano all'allontanamento della coppia fino a un fatto deflagrante. È caduto da sopra una borsa di pelle piuttosto vecchia, pelle di buona qualità. E dentro c'era una collezione di fotografie di bambini, maschi per lo più, nudi. E tra le fotografie c'erano foto di nostro figlio, l'hai toccato. Harry viene cacciato. Da questa cacciata Elizabeth crescerà suo figlio, che non sa niente del padre. Il figlio, a un certo punto, 1988, troviamo Elizabeth adulta, Gabriel giovane, che ritroverà le cartoline che il padre gli ha spedito dall'Australia. E Gabriel deciderà di andare a ricercare suo padre, o le ragioni per cui è scappato in Australia. Lì conoscerà una ragazza che ha perduto il fratello in modo misterioso. Avevo un fratello. È scomparso. Scomparso? Hanno trovato una sua scarpa sulla spiaggia.
si innamorano, c'è una coincidenza temporale strana nell'anno della morte del fratello di Gabrielle e l'arrivo di Henry in Australia. Hanno trovato una sua scarpa sulla spiaggia. Pensavano che il mare se lo fosse preso. Poi un pescatore ha trovato i suoi vestiti tra le dune. Pantaloncini, maglietta, mutande. Poi hanno trovato le sue ossa. Erano state dissotterrate dal vento in una fossa poco profonda. Tuo fratello aveva solo 8 anni? 7. Non ne aveva ancora compiuti 8. Siamo nati nello stesso anno. Io non sono lui. Lo so. È solo una coincidenza. Lo so. Passano gli anni, Gabrielle incontra un uomo che la salva da quell'incidente che Joe che l'ama la follia. Lei è incinta, annuncerà di voler tenere il figlio a Elizabeth adulta e lo chiamerà Gabriel. Questo Gabriel, che è quello che vediamo nel 2039, sarà colui che incontrerà alla fine della storia suo figlio Andrew, che non ha mai conosciuto. Sì, ok. Allora, no, l'ho fatta apposta la domanda perché sapevo benissimo che era impossibile sintetizzare in maniera succinta e semplice una storia del genere, e questo è anche l'obiettivo dell'autore e dello spettacolo stesso, quello di far perdere in questo vortice lo spettatore. Le loro teste sono chine sotto l'inesorabilità del tempo e della vita, avanti e indietro, avanti e indietro, finché di colpo non si fermano tutti e Gabriel spalanca la bocca e urla. E una donna cade in ginocchio per strada. E un pesce cade dal cielo e atterra ai piedi di Gabriel. Buio. Alla fine, secondo te, Bovell che cosa vuole dire? Cioè, cosa vorrebbe, qual era la sua urgenza, la sua necessità nel fare questo testo e la tua poi nell'allestirlo? Attraverso generazioni voleva raccontare la possibilità che abbiamo di guardare al futuro come specie. Attraverso storie apparentemente comuni, atti mancati, come le chiama Tania, ma finalmente forse un figlio che ha il coraggio di chiedere perché. Mamma, per favore. Se mi tocchi adesso mi spezzo. Qual è la fragilità del tuo personaggio? Avendo Elizabeth compiuto un percorso che la porta a diventare pietra, in qualche modo, e quindi essendosi fornita di una corazza così, così rigida, come tutti i corpi estremamente rigidi, è anche estremamente fragile. E dunque non può essere toccata, perché il toccarsi produce un'apertura ed eventualmente nel suo caso una crepa tale che la porta a disintegrarsi. Mentre la Gabrielle più anziana si ferma, mentre Joe prende una scodella e la riempie di zuppa, mentre Gabrielle giovane si siede e inizia a mangiare la zuppa da sola, proprio come sta facendo l'Elizabeth più anziana, mentre le luci che oscillano quasi danzano a un certo punto in vari momenti della scena, l'impianto scenografico che nel suo complesso in qualche modo rimanda quasi a quello di un set televisivo, anche alla fine viene proiettata la parola fine come la fine di un film. Come e perché hai inventato tutto questo? Questo testo mi ha fatto pensare a un romanzo teatrale tantissimo e anche al cinema. In che senso però? Non che il teatro voglia fare il cinema, voglia adombrarlo, ma che la drammaturgia e il teatro usino tutti i mezzi del cinema per avanzare, per modificarsi e per riflettere in quanto teatro. Le luci che oscillano sono quel modo di provare ad accompagnare i personaggi del passato e del futuro e di intercettare negli, diciamo, i personaggi del presente, quelli attuali, un'interferenza. Cosa ci vuole affinché i pesci non cadano dal cielo, i padri non abbandonino i propri figli e le madri non si lasciano annegare in mare? Forse non possiamo impedire ai miracoli di accadere e ai traumi di prodursi. La risposta che possiamo provare a dare a questo, per me,
è tutta politica. C'è la necessità di una risposta che sia collettiva, brava, perché cioè, dello stare al mondo. Esatto, pensavo che questo. Passiamo. Cioè, politica nel senso proprio di polis, di creare una comunità, di creare relazione. Se si ricreano quelle relazioni, probabilmente le madri non si lasciano annegare in mare e i padri non abbandonano i figli. E seppure dovesse accadere, forse siamo in grado di assorbirlo e di superare eventualmente il trauma. Senti, Elisa, io ho detto vertiginoso all'inizio per sintetizzare con un aggettivo lo spettacolo. A te chiedo invece anche a te un aggettivo, una breve frase per dargli un titolo o un sottotitolo. Non so se è un sottotitolo. Finché ci saranno storie da raccontare e appuntamenti mancati che riusciamo a ricordare, allora il teatro, no? Bover ci ricorda questo, che il teatro è quel luogo appunto dove riproviamo a raccontare fino in fondo, con tutte le dispersioni e le vertigini del caso, ecco. Allora, abbiamo aperto l'intervista evocando i dublinesi di Joyce, tu hai nel frattempo già anticipato e tentato di bruciarmi il finale con le ultime parole dell'ultimo racconto dei dublinesi, The Dead, i morti, perché lì c'è una situazione meteorologica ben precisa, che è la neve che cade e che in qualche modo ricorda appunto questa pioggia che invece, ma anche neve, che c'è a un certo punto in questo spettacolo. E allora io volevo chiudere con quelle parole, perché a parte sono bellissime, quindi mi voglio togliere il piacere di dirle. La neve cadeva su ogni punto dell'oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi, si ammucchiava fitta sulle croci contorte, sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima si dissolse lentamente nel sonno. Cade leggera su tutto l'universo, cade lenta. Come la discesa della loro ultima come la discesa fine. Della loro ultima fine su tutti i vivi e su tutti i morti. Mentre Jorah ha 50 anni entra, mentre Gabrielle si sposta dalla finestra, mentre Elizabeth prende un cucchiaio, mentre la Gabrielle più anziana si sposta dalla finestra. Come sai, non so se ti ricordi, ma la nostra trasmissione si chiude sempre con un motto, che il teatro non sopravviva ma viva. Questa volta non lo commenterai. Non lo commenterò. No, perché ci darai un tuo motto. Il mio motto è non barare mai, nella vita e nell'arte. Io non ho mai barato, ho sbagliato molte volte per essere me stesso. Non credo di aver fatto del male, ma non ho mai barato, ho sempre voluto essere me stesso. E credo che sia uno delle... perché poi si crede che sia difficilissimo, è facilissimo. Una volta abituati è molto più facile dire le cose come stanno. È molto bello dire a una persona ti voglio bene, ho sbagliato, scusami, è giustissimo. Ecco, io questo non ho mai barato, ho sbagliato sì, barato mai. Io penso che gli attori dovrebbero recitare come sempre, come se fosse l'ultima volta che lo fanno, ma nel contempo come se fosse la prima. E quindi il motto potrebbe essere, in sintesi, come se fosse l'ultima volta, ma anche la prima. Che sia ancora sempre una necessità, si dice tanto che in Italia, soprattutto in questo momento storico, si trema, perché non lo è, non tanto lo dico da persona che fa teatro, ma dico da spettatrice, quel luogo comune, comunitario, dove anche Bovel stesso dice il luogo dove sperimento di più, rischio di più, anche perché sono nel vis-à-vis fra un corpo e un altro corpo. Quindi ora in Italia questa cosa quasi non la sentiamo più nell'aria e dobbiamo fare in modo che si ricominci a sentirla così, partendo da ogni ragazzino in strada. E dobbiamo farci i conti, esatto. Perché se dovesse non essere necessario il teatro, allora forse non c'è ragione perché sopravviva.
Senti Tania, tu lo sai che adesso mi dovrei dire che il teatro non sopravviva ma viva in proto latino? E così ti ho rovinato tutta l'intervista. Vai! È un mostro. Beh, all'epoca non esisteva il teatro, quindi esisteva una ritualità tanto. Te la studi, guarda, ci incontriamo. Ti mandi un messaggio vocale, esatto, sarebbe meraviglioso. Un messaggio vocale, un proto latino. Guarda, ti giuro, ti do il numero. Mi spiace. La studierò. Fabulae sint, neque superstiunt. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Queste le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Nel nord d'Italia una perturbazione mitologica e pellegrina coprirà la città di Mestre, dove dal 6 al 10 marzo al Teatro Tognolo Marco Paolini porta in scena Il calzolaio di Ulisse, testo scritto assieme a Francesco Nicolini e con la regia di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. Dovrai partire, Ulisse. E andare, andare, allontanandoti dal mare. In un alternarsi di nuvole menzognere e profetici svelamenti, questo ex guerriero ed eroe cammina senza meta con un remo in spalla, come da profezia del fantasma di Tiresia, l'indovino cieco, inventandosi storie alle quali non solo finisce col credere, ma che diventano realtà e addirittura mito. Finché qualcuno non ti chiederà, straniero, cos'è quel legno che porti sulle spalle? Diventa musicalmente ventosa la situazione meteo teatrale al centro della nostra penisola. Il Teatro della Cometa di Roma, infatti, fino al 24 marzo, sarà scosso dal ciclone generato da Le Dive dello Swing, ovvero Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi, dirette da Massimiliano Vado e con la supervisione artistica di Lillo Petrolo. Paradiso, tacchi i nastri di chiffon, sguardi, baci e papillon, nel mio paradiso entrerò. Sublimi raffiche di vento emotivo riporteranno lo spettatore nella Torino di metà anni 30, in un'atmosfera a tratti esaltante e a tratti malinconica, nel racconto di tre giovani sorelle impegnate a raggiungere la celebrità nella musica swing. Paradiso, vieni con me, ho deciso, si va, il paradiso è qua. Infine, anche al sud permane una condizione drammaturgica di estrema variabilità. Il Teatro Rossini di Gioia del Colle, infatti, il 7 marzo ospita Pueblo di Ascanio Celestini, racconto di un'umanità che vive ai margini della società. Finestre, finestre, Pietro. Se non volevano farti guardare quello che succede dentro le case, non ci mettevano le finestre. Statiche nubi della debolezza coprono la storia di questi personaggi che non hanno alcun potere e spesso stentano a sopravvivere, ma si aspettano continuamente che il mondo gli mostri qualcosa di prodigioso. Si sveglia la mattina, domenica, e pensa che quello sarà un giorno in cui assisterà ad un prodigio. I barboni sono fatti così, sono come gli alcolizzati. Si svegliano la mattina e pensano che assisteranno a un grande prodigio. Poi non succede mai un cazzo e questo è pacifico. Però almeno si svegliano quel sentore, quell'idea. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store, dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.